Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, benvenuti là, benvenuti a quanta roba in chat già abbiamo. Come state, belli? Vedo uno star, buonasera, bellissimo, vedo Greti, ma Fiorella, come stai, bellissimo, vedo la nostra Panzi che ha fatto un Q&A che adesso si risponde. Vedo anche un Axel, come state, belli? Siete tutti pronti allo Smoking Sexy Style? Mi sono perso qualcosa nei primi. Minchia, siamo tipo a 3, neanche 13 secondi inizia. Penso sia lo stile dei combattimenti. Come state, belli? Come state? Com'è andato il fine settimana? Come va al lavoro? Fammi leggere. Sera a tutti, Gorgiotti e sera capo. Volevo chiederti, anch'io sto provando a giocare a Baldur's Gate 3 ruolando nei panni di un PG. L'unica cosa è che non trovo motivazioni per andare a infilarmi ovunque con il risultato di non livellare e sviluppare il personaggio. Come posso fare consigli? Frega il tuo personaggio. Molte persone fanno l'errore di pensare che Baldur's Gate 3 sia D&D. Non è D&D. Per quanto sia la cosa che più in assoluto si avvicina a D&D, rimane comunque un videogame. Ergo, mancano tutte quelle dinamiche che ti mette il master in mezzo. Che è un puttanaio, perché in D&D il master c'ha i cosiddetti hook di trama. Cioè, mentre i personaggi vanno in giro, gli emette l'arpione, l'uncinetto. Se i cazzo di protagonisti abboccano, parte la subquest, parte la storia, partono le scelte, tutte quelle robe lì. In Baldur's Gate questa cosa ovviamente non si può fare, perché in D&D il master, se magari hai missato una quest a Napoli, te la rimette a Catanzaro, te la rimette a Roma, te la rimette in qualsiasi posto. Quindi in Baldur's Gate che cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio andate, come ho fatto in realtà anche con Oga, andate ad infilarvi e a spippolare ovunque. Poi quando vi trovate in mid quest o all'inizio della quest, fate le vostre scelte di roleplay. Fregate appunto il vostro personaggio, perché fregandolo appunto lo fate inserire in quelle robe. E ripeto, alla fine è un videogame. Quindi diciamo è fisico, è limitato. E anzi, Baldur's Gate sta cosa la gestisce anche bene, perché magari tu, esplorando la palude, vai dalla zietta. Non te ne frega un cazzo della zietta, ci avrà sicuramente una risposta al te che non te ne frega niente della zietta. Quindi spippolate in giro e fregate un po' il vostro personaggio anche di roleplay, perché tanto lo deve far dopo. Il problema è farlo entrare nel roleplay, che è una cosa che vedo che sta succedendo ad altre persone. Ma comunque, come state? Io ho parlato già tanto. Abbiamo iniziato da poco. Anzi, il leveling è lungo. Ah, ok, stai rispondendo a Panzi. Capirai quando giocherai. Dimmi quando vuoi la storia. Di che cosa? Perdonami, Star. Che tra l'altro, vero? Boh, cazza pippoli vari. Stasera iniziamo Devil May Cry. Dio Cristo, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Sento le manine che fremono, Dio Madonna. Sento le mani che fremono. Dato buonasera anche ai lurker. Ai tempi del primo Devil May Cry, il team di sviluppo chiama Little Devil, lavora Resident Evil e anche Devil May Cry. Quel team si sciolse e tre di quegli sviluppatori del 2006 crearono il team Little Angel, che tu conosci come Platinum Games. Ah! Ah! Ora capisco molte cose, allora! Madonna, che bordello! Cioè, quei quattro stronzi si sono andati a infilare ovunque. In Bayonetta, in Metal Gear Rising, in Dragon's Dogma. Dio Madonna, ecco perché il ragno che ho visto nei trailer è fottutamente uguale a quello di Bayonetta, perché praticamente sono quelli sempre. Ma che cazzo dici? Ma bellissima sta cosa, non la sapevo. Caro Lich, ora tiri fuori il mio amore di quel figo di Dante. Mi affido a voi. Io ho giocato poco poco a Devil May Cry al 5, quindi conosco solo Nero. Allora, che frustrato gli ultimi fai. Ma sì, ma sono andati a infilarsi ovunque quelli della Platinum. Si sono andati a infilare ovunque. Intanto fatemi aprire sto software che è un puttanaio. Si sono andati a infilare ovunque. Giochiamo dal primo, ne così. Che tra l'altro era quello che onestamente mi attirava più di tutti. Non lo so perché. Non ne ho assolutamente idea. Non ne ho assolutamente idea del perché mi attira così tanto. Mi dà quelle vibes da vecchio gioco che. Le zampine. Perché è vecchio, ma non è troppo vecchio. Cioè, sarà un boss che farà schifo, immagino.
beh, comunque la legnosità, la vecchietudine si sente. Nella storia dell'action, ci sto capendo. Anche perché poi quelle persone si sono andate a infilare in talmente tanti altri punti e posti che cazzarola. Cazzarola, greve, eh. Sembra una cavolata, ma in realtà è molto molto greve. Allora, qui ci abbiamo tutto. Qui ci abbiamo tutto. C'ho il panico perché, come al solito, fanno sti launcher che fanno partire tutti i videogame, che sono buggati come la merda. Ma diamo il via alla sigla. Eccoci qua. Semplice, semplice, pulita, pulita. Secca, secca. Devo vedere ancora se li farò per tutti i Devil May Cry. Ne faccio uno, se ne tengo una che poi andrò a modificare. Vediamo, buonasera Emlock, come stai, bello? Grazie per il ride. Fatemi fixare tutte cose tranquilli. Questo è perché gioco vecchio. Adesso vi farò anche un paio di robettine che ho visto che ce l'ha dei problemi, per quanto non siano. Ti ricordo che Devil May Cry Resident Evil 4, il protagonista si doveva chiamare Tony Redgraves. Grazie per lo spammino. Ma si resero conto che il gameplay era troppo action, lo scartarono, per fortuna lo salvarono per ricreare le storie e mappe. Ma infatti io, quando ho visto quel poco di gameplay di Devil May Cry 1, ho detto porca troia, si vedeva un botto che fosse Resident Evil. Ma parti? Ok, sta partendo. Stai giocando a Ghost of Tsushima? Beh, Tsushima. A Tsushima. Io non vedo l'ora che lo fanno uscire per PC magari un giorno. Allora, adesso dovremo fixare l'audio insieme. All together! Allora. Allora, te prego, non crasha. Quello, l'ho preparata quella roba, ma io ho paura che spacchi la live, quindi incrociate le dita anche dei piedi. Vuoi continuare? Yes. Prima volta che avvio il software, Let's rock, baby. Così. Ecco, allora ragazzi, so che vi sembra che il gioco è in 4/3. Il gioco non è in 4/3. Purtroppo si sono persi i file di tutte queste robe pre-renderizzate. Quindi, Zeppon! Calmo, Dio Madonna! Subito a sparare. Andiamo nel menu. Andiamo nel menu, quindi tutti i menu, le cutscene, quelle robe lì pre-renderizzate saranno in 4/3, purtroppo. Buonasera Arlo, come stai? Bellissimo. Buonasera anche al nostro bellissimo Giumino. Come state, belli? Come state? Allacciate le cinture. Diciamo che questo gioco è un emulatore nascosto. Sì, ma più che altro perché da quel colletto tutte queste robe si sono persi i file originali, quindi sono proprio quelli source. Sono proprio quelli source. Bubas, c'erano delle tette. A me mi ha spezzato le orecchie, il mio daddy preferito. Allora, fatemi fixare l'audio, perché qui ovviamente è separato. Lo mettiamo a 20? Nuova partita. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Spartan. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Spartan. Thank you.
Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature Calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Quanto Resident Evil! Minchia, è veramente il 4 questo! Ah, cioè, è proprio così bella, benvenuti! The castle is above this cliff. Come on, let's go! Allora, quanto cazzo si vede che erano proprio i giochi di quegli anni? Perché beh, è entrata pizze, esplosioni. Di guarda, tu sei il figlio di Sparta, io sono una stronza. Qua c'è sta l'inferno. Ti hanno dato le informazioni di tutta la roba. Deduco che lui si sia tipo triggerato perché assomiglia alla madre. Era il quadro della madre, quella roba. Anche perché se è figlio di Sparta, non credo che sia figlio di puttana. Nel senso, ce l'avrà pure una madre. Figo. Allora, l'audio com'è? Lo volete un pelino più alto? No, me la ricordavo perché è palese qualcuno di importante. Però figa, cioè, questa comunque era PlayStation 2. C'era della regia molto interessante. Caso in chat, premi invio. Si è tolto l'audio per un attimo, mi ha fatto infartare. Buonasera, Emlock, comunque. Ho appena sbavato per tanto. Tutto a posto, tutto a posto. Comunque, buonasera, Lilith. L'ho fatto... Oh, che bella la telecamera così! Molti la odiano. Io la adoro la telecamera fatta così. Però spippoliamo subito. Ma ecco, i menu sono in 4/3. Una pietra rara che rinvigorisce l'energia. Amuleto, un ricordo della madre di Dante che ha un'incisione sul retro. Virgil e Dante. No, credo sia Virgil. Vabbè, Virgil e Dante. Sfera gialla, sfera blu. Mappa, non ce l'abbiamo. Più appunto di loro, Sparda era il mio spadaccino degli infini, veniva da tutti i temi più potenti ad allenarsi da Sparda. Sta cosa sai che mi ricorda tantissimo vagamente Berserk. Armi demoniache.
Armi da fuoco. Force Edge, un ricordo di Sparda, il padre di Dante. Si pronuncia Virgil. Buonasera Victor, come stai, bello? Pistole Ebony ed Ivory, vabbè, loro le conosco, le pistole artigianali di Dante. Chissà chi gliele ha fatte queste. Lo voleva... Gioco, volevi i fuschini anche alimentare? Sto cazzo, sto in 4 decimi. Infatti potevano rifarlo, almeno questo. Va bene. Puoi controllare come eseguire le mosse che Dante ha acquisito. No, da questi pulsanti corrispondono a impostazioni predefinite. Regolazione conti. Ah, bello, proviene da qua quella cosa dell'R1 per mettersi in posa, perché oggigiorno abbiamo il movimento 3D con la telecamera, ma prima c'era quella roba che dovevi mirarlo. Tendo premuto, vabbè, R1, muovi la letta sinistra nella direzione opposta a Dante per fare, vabbè, per lanciarli in aria. Continua a tenere premuto per seguirlo, vabbè, mentre stai in volo puoi sbattere a terra. Se non si scopre mai... Cioè... Pure sì. E non lo so, Fiorella, probabilmente figlio de diavolo, quindi è mezzo diavolo. La madre umana è angelo, se ci stanno i diavoli ci stanno anche gli angeli, una roba del genere. Capriola! Va bene, per schivare. Salto con calcio, poi madonna! Bannato Star. Oggetti, mappa, file, ci abbiamo già la roba? No, missione. Va bene, andiamo. Quindi facendo così posso fare... Ah, c'è proprio... E posso fare anche questa roba. Minchia quanto salta in alto. Con quadrato non faccio niente. Con triangolo si attacca. Con cerchio un cacchio. E per sparare? Così. Ok. Andiamo. Madonna, che bella la telecamera così. Sfera gialla, una pietra sacra che permette la vita oltre la morte. Vabbè, questi sono i res, mettiamoli così. Se sei una pippa li utilizzi, probabilmente io. Che tra l'altro non mi hanno fatto scegliere la difficoltà ora che ci penso. Madonna, quanto si vede. Quanto si vede che doveva essere Resident Evil 4. Furono fatte da una vecchia artigiana che... Dato che Dante usava evidentemente tutte le armi che comprava, l'artigiano gli crea 2 pistole prese indistruttibili. Muori dai demoni prima di completare. Le fini di costruire Dante. Oh, che bello. Tanto pure questo quanto baionetta. Mamma mia. Quanto ispirate tutte ste robe. Missione 1, maledizione di pupazzi dannati. Rompi il malefico incantesimo, apri la porta maledetta. Ah, cioè, è proprio così. Ma che bello. Ma credo che è Bayonetta e rip-off Harlock. Ah, cioè, è proprio così. Sfera rossa, una pietra rossa utilizzata per sbloccare nuove abilità e aprire porte. Per ottenere nuove abilità devi offrire le pietre al dio del tempo. Va bene. Ma adesso che sto qua, domanda. Abbiamo la... Quanto? quanto Resident Evil? Ah, ok. Sono fatte proprio per robe specifiche. Ho sempre fottuto le marionette che non so perché mi incazzavo appena sentivo le risate o cigoli che facevano. Ma infatti è l'unico nemico che io conosco di Devil May Cry, perché l'abbiamo visto nell'intro. Qua? No! Hey! Suga, come mi sono già dimenticato come si schivava. Ok, perché premevo R2? Posso perculare. Ma non posso interagirci? Ah, con cerchio. La porta è sigillata, hai bisogno di 45 sfere rosse per aprirla. Suca mano di merda. Va bene. Vabbè, questo è proprio per farti esplorare, imparare a muoverti e compagnia. Lì ho visto una roba blu. Lì. Come la prendo? Ella? No. Posso fare tipo... Lì. No. Lì. No. Le! Ok. Sì, ovviamente, Star.
Frammento della sfera blu, conosciuto anche come frammento di vita, ma è solo un quarto del pezzo completo. Quando ottieni la sfera intera, il livello massimo di vitalità sarà aumentato. Ok. Oh, che belli, collezionabili. Madonna, quanto li adoro, gli hack and slash per ste robe, Dio Cristo. Mi devo riabituare un po' alla telecamera. Madonna. No, schiva, fai prima. Buonasera, Kyle, come stai? Bello. Qua non c'è niente, no. Andiamo su. Ma tanto ci stanno animazioni particolari, ora che ci penso. Vabbè, mo lo spippoleremo. Perché con una telecamera così ci vuole un attimo a buggarsi e a rompersi i coglioni sopra la roba. Tu? Credo che questa statua rappresenti il paladino del tempo. Il dio che conosce e ricorda tutto il passato. E grazie al cazzo. C'è un'epigrafe. Coloro che vogliono acquisire le antiche abilità belliche devono sacrificare il sangue di mostri. Non funziona, è meglio che prima sblocchi la porta qui sotto, va bene. Ti arrampichi, Dante. Oh, ok, mi stava a chiedere questo. Vedete che figata. A parte che sta vibrando lo schermo, mi sta facendo male agli occhi. Quando combattiamo stiamo sul piano e basta. Ma senza che mi lancio di sotto, se faccio... Ma era... No, niente, mi trattengo. Questa, raga, sembra una cazzata. Ma per gli anni è una madonna, eh. Cioè, il poter fare questo e non lanciarsi di sotto come una merda. Questo... Vabbè. Facciamo perdere. La chiamiamo sempre per un contenitore energetico. E ci assomiglia, Aneko. Va bene, di qua ci stanno altre robe. Tra l'altro è del 2000, cioè non è per niente da poco. Cioè, voi immaginate un hack and slash fatto in quegli anni? Che cazzo di roba poteva essere? Giochi bene, si vedono. Si vedono, sì. Questo chi è? Satana? Buonasera, Pollo, come stai? Bello. Mi lancio di sotto. Non posso. Ora sì. Ok, di qua l'ho presi. Devo andare di là. Però io voglio menare le mani. Voglio menare le manonghe. Ma idem, Nico, non sono così vecchio. Ludemonio. Però mi sa che non c'è animazioni per attaccarsi per adesso. Forse perché qua è proprio pensato che ti lanci. Satanassatico? Non credo di averlo mai letto bene. Oh, altra cosa, vedete sta cosa? Che c'ha la... No, ho sbagliato! Che c'ha l'animazione? Questa è un'altra madonna. Qua, magari la prima volta te lanci di sotto come uno stronzo. Premi e scende. Oh, Dio madonna, ma lo fai anche in salita per caso? No, in salita non puoi, però posso fare questo. Se fossi bravo. No, già beh, basta, capito. Di qua non c'è niente. Dovremmo aver preso tutto, no? È sempre bella l'app di Twitch, Hemlock. Mi sono distratto. Dovrei aver preso tutto, posso? Hai usato 45 sfere rosse. Infogliato di Zibze Hotel e buon riassunto, sono contento. Cos'è questa musica? Sembra Kingdom Hearts. Una pesante grade di ferro è stata abbassata. Bisogna alzarla per poter uscire da questo vecchio castello, perfetto. Ti sei commosso insieme a noi, Pollo. Ricordate, a noi, con il cheer. Ehi! Ehi! Va bene. Vabbè, ogni volta non è che mo devi ridire, non è che sono incoglionito. Ci stanno i segreti! È stato il maggiordomo, probabile. Allora, di là si sale, di qua... Vedo il giardino nel castello dalla finestra. Minchia, i sottotitoli però potevate rifarli, Dio Madonna. Sono in mezzo P. Dio Cristo. Appena ho i soldi per comprarlo, pure, Pollo. Anche se la telecamera si sta comportando molto bene. Di qua? Niente. Sopra? No. Ma tranquillo, Stark, io sono un cane da tartufo per queste cose. È un pupazzo che somiglia agli abitanti del castello. Madonna. Di qua? Ci sono tre fessure che permettono di inserire qualcosa.
Le tre minchie di Dante. Ho visto una scala o sono cieco? C'è una scala, ma la cima è bloccata e non posso andare oltre. Va bene, mi deve saltare addosso sto stronzo, l'ho capito. Vieni qua! Non posso. Ecco, questo buco qui è proprio il tutorial definitivo. Ecco perché è così sicuro di sé, non gliene bastava uno. Armatura. Ah, non posso girarmi dopo che ho fatto l'attacco, è molto preciso. No, no, ma tranquillo, Hemlock, spoilerate quanto volete con sto Tsushima. Niente, Roman, abbiamo iniziato Devil May Cry. Qua si arrampica? Oh. Oh. Le. Le. Ma in realtà, PES di quegli anni... Che inquietudine. Sì, Twitch è sempre fantastico. Comunque, buonasera, Romano. Chiave arrugginosa. La chiave è arrugginita, ma dovrebbe funzionare. Ah, c'è proprio così. Io faccio questo. Oh, posso rimbalzargli sulla testa? Io sono giocatore di Bayonetta, merda. No, mi ha preso invece. Nel culo. Oh. sotto ce ne saranno altri, ovviamente. Sì. Chissà come si fanno, però, perché vedo che ci vuole un attimo a riabbassarli i punteggi. Ci vuole veramente un attimo a riabbassarli. Quanti ricordi. Ma che bella, tra l'altro, sia vero Lost. Stavo per essere marionettato. C'è qualcuno? No. Strano. Qua? No. No, c'era una porta in realtà, me la ricordo. Era qua a sinistra, tipo. Fottute marionette del cazzo. Mi fa piacere. Allora, là potrei prendere la vita, ma credo che all'inizio non abbiamo niente. Nel tempo, senza smettere, più sai. Se fai troppo combo qua, ci metti troppo, scende. Ma all'inizio è tipo buttarli in aria, menarli. E pistola, non ho molto per farle. Va bene, chiave rugginosa. Salve. Buonasera, Elda. Lì. Perfetto. Va bene, un altro frammento. Minchia, già tre frammenti. Queste non si animeranno. No, signora. Cosa ve lo fa pensare, ragazzi? Armatura. L'audio per adesso come vi va? Vi sta bene? Lo volete più alto? Lo volete più basso? Perché fino a mo' non siamo mai stati in combattimento. Devo menare? Sì. Bene. Ok. Madonna, pure sta roba, quanto sei ispirato, Bayonetta. Ui! 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 Porco! Non pensavo fosse così tanti. Porca puttana. Aspetti, aspetti. Già sono finiti? Ah, no, ok. Una piccola sfera saga rivitalizza l'energia appena la raccogli. Mi sa? Ma di che hai paura? Sei il leggendario cacciatore dei demoni. Giustamente. Quanti cazzo siete? Ma... sono anche ranged, lo stavo dicendo adesso proprio. Vaffanculo. No, dai a cuccia. No, ni. Non vi stannate con le pistole, almeno non troppo. Pezzi di merda. Quella sfera non sferica.
Ma la roba sparisce, credo di sì. Io più che altro perché non so romano. Magari scrivilo in caso te lo tolgono stare gli altri. Intanto siamo 20, grazie, belli. Oddio. Allora faccio così. Gna 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 gna. Vabbè, stronzi quelli a distanza. Mi sa che sono quelli verdi. Ma guarda che separano. Lì. Allora, posso sfruttare la schiva? No. Vabbè, di che sei fatto? Porca troia. Ah, sono proprio ok. Questi sono scontri che ti devi fare. Dopo lo vado a spippolare, l'avevo visto prima della live, ma non l'ho letto, Elda, grazie. Questo gioco prende in giro il giocatore. Come? Per avere modo facile devi morire 3 volte di fila? Nei primi livelli il gioco ti chiede, vuoi andare in modo facile? Bellissimo. In realtà è figa come roba, perché all'epoca non c'era la scelta della difficoltà. C'erano 2-3 marchi ingegni per dirti, guarda, vediamo su com'è il giocatore, se magari si è bloccato. Figa. Figa, figa. Va bene. Ah, guarda tutti i font tagliati male proprio. Dio madonna. Come il cappello pollo di Metal Gear. Bonus classifica. Madonna. I menu mi ci dovrò abituare. Però il fatto è che la mappa aveva più piani, quindi nel senso che forse perché è proprio quella mappa molto Resident Evil. Cioè effettivamente è quella, ma le esplorerai attraverso le varie missioni. La modalità automatica. Oh, potenziamento. Acqua santa. Di eliminare tutto il male che ti circonda. Stella vitale. Stella demoniaca. Intoccabile. Uno scudo contornerà il tuo corpo proteggendo gli attacchi per un periodo di tempo limitato durante il quale passare anche in modalità demone. Sapessi che cazzo è. Sfera blu, conosciuta anche come frammento di vita, ha il potere di aumentare il limite massimo della vitalità. Sfera viola, ma che sotto è scritta viola, non so, forse perché è il font strano. Aumenta il livello massimo indicatore per permettere di rimanere in modalità demone più a lungo. La vita oltre la morte. Dato sta roba pure, minchia, se secondo me è proprio l'art designer che ha fatto sta roba e poi è andato da Bayonetta, Buonanotte Arlo, grazie per essere stato con noi, bello, e buonasera a Matt, come stai? Non posso comprare niente perché sono povero. Apri la porta della cattedrale, ah, è proprio ok, step by step. Tra l'altro sì, Kyle, madonna, ora mi ci hai fatto far ca... Madonna, ma che figo! Ma che bello di design. Buonasera, Vittorio. Che bello di design. Ma è una figata. È il dipinto di un paesaggio e una strana aura lo circonda. Non si sa mai. No. È il dipinto di una guerra. È il dipinto di una guerra. Pure questo? Sì. Non pensavo si potesse entrare. Io devo vedermi ancora l'anime del primo. E non posso, non me l'ha fatta scegliere, Matt. Ho messo quello che mi ha portato il cuore. Domanda. No? Non si rompe il lampadario? Peccato. Madò. No, aspetta, però di qua mi sa che si va avanti. Andiamo a vedere di qua. Di qua mi sa di roba extra. La difficoltà sai giocare. Qui? Niente. Ah, beh, questa è... Minchia. L'ho capita sta cosa, perché questa era proprio la safe. Era banalmente, tra virgolettoni, la safe. La safe. Ci sta
stanno dei rumori però che non mi piacciono per niente. Sono troppo un cagasotto per questo gioco. Qua mi sa di luogo dove ci potrebbero essere dei segreti, ma vederli così... Salve. Bravo. Ehi, la Madonna. Quanti cazzo dovete essere? Me l'ha tirati. Buoni. Ma non quello, dovevi mirare quest'altro, ma dettagli. Mica quanti ne spawnano. Oh. Mi sta facendo male il pollice. Da quanto è che non smesciavo così forte? Da quanto è che non smesciavo così forte sui pad? Ma ha preso comunque. Ma che cazzo c'è? L'esercito della salvezza dietro st'angolo di merda. Chissà se ho dei frame di invincibilità. Non credo. No. Forse sì, in realtà. Dio madonna. Basta. Quanti cazzo siete? So. Oh. Io. Ma ho capito, era il primo angolo di merda. Buonasera, Bronzetto. Come stai, bello? Ah, grazie per essere passato. Dio madonna. Ah, sì, ma più che altro ci stanno un sacco di robe, Star, che sono molto fighe, perché in realtà ci stanno delle combo indirette dove tu puoi fare questo e cadere, o fare, cioè puoi fare sti movimenti particolari. Poi ho visto che prima sono saltato sulla testa di qualcuno, ma non so se è stata a cazzo. Buonasera, Costola. Come stai? Se ne triggerino, triggeri tutta la stanza. Buono così. E la mappa? Allora, la via è di là, di qua. Questa porta è chiusa. Ma una chiave ruginosa può risolvere la situazione. Oh, cazzo, sono... Lei che... che è successo? Si era dimenticato. Si era addormentato, signorino. Ah, posso usarli anche loro, figata. Che t'altro vedi? Sta cosa, però... Sta cosa in realtà per l'esplorazione... Ma allora qua ci sta sicuro qualche segreto. Sono contento di sentirlo, Costola. Stava in pausa a caffè, sì, si è dimenticato. Però non vedo buchi. Meno che non ci stanno i muri invisibili da smescià. Perché in quel caso è un altro paio di mani. C'è un dipinto di un uomo di mezza età. Ma è solo descrizione o serve a qualcosa? Smash Muro Senpai. C'è la scultura di una donna con una spada che la trafigge, che le trafigge il petto. Aspetta, sento una voce. Suona la storia. I deboli mi offriranno i loro cuori e mi giureranno eterna fedeltà. Beh, è un vizio sta cosa! Dante, tu non stai bene. No, Dante, tu non stai bene. Non stai per un cazzo bene. Vai, sì.
con un po' di patafix riattacchiamo tutto. Alastor fornisce una velocità supersonica e consente di volare. Così. E quindi tu mi stai dicendo che io... Come volo però? Per il potere di Grayskull! Ho delle rune sotto la vita? No, forse sì, mi sa me l'hai fatto vedere tu, Victor. Victor, Vittorio. Cambia il moveset? No. Devo aspettare, ok. Peccato, perché pensavo di... che lì ci potesse... Minchia, c'è la telecamera che punta verso l'alto! È palese che devo entrare dentro a quel buco di merda! È palese! Di qua la via. Ma quindi adesso ho due spade. Cioè, se voglio... Devo... Ah, ok, devi equipaggiarla proprio così, va bene. Entra nel buco con il cartello. Sì, no, ma infatti, cioè, la seconda volta ormai è un vizio che lo trapassano da parte a parte. Ci sono elenchi dei raccolti fatti dai feudatari. Stranamente, i raccolti non erano mai costanti e talvolta il raccolto invernale è stato fatto in estate. Va bene. Però io posso fare questo. C'è qualcosa che puzzica, lo vedo. Devo fare qualcosa di qua? Dai che questo è un muro invisibile, non è vero, è una texture messa male. L? No. Ah cazzo, mi dimentico che devo interagirci con le cose. Un truce demonio rappresentato come un diavolo. A me in realtà sembra la morte. C'è una chiave incastonata, vuoi prenderla? Sì. Ah, ok. Ah, i tavoli si possono rompere? Io perché non volevo fare il vandalo di merda? Va bene, grazie. Non esci dal muro, vero? Cazzo di merda di... Egna! Ok. Non volevo fare il... Oh! Ma così! Ma che cazzo vuol dire? Un'arma lunga gittata molto distruttivo se usato su un bersaglio vicino. Così, va bene. Fate dove esce dal muro. Non si sa mai. Mitti, ma non c'è un modo rapido per... No, vabbè, era avanti, ma non così tanto. Va bene. Allora, ragazzi, io sto giocando a Dragon's Dogma Online. Sto mischiando costantemente X e cerchio. Grazie, Star. Sto mischiando i due. Attacca i muri. E ci ho provato, ma non è successo niente. Cioè, so che sembrano pareti invisibili, illusorie. Guarda che bello che c'ha... Qua con che stance, così, per spararsi, per spezzarsi un cazzo di timpano. Magari questo. No, va bene. No, no, fortunatamente no, Kyle. Helle! No, ma... Ok, la via è di là, però... Tanto è rossa, vuol dire che non l'ho completata. Se questa è una roba molto Resident Evil, vuol dire che non l'ho completata. Aspetta. Vedo una stanza dall'altra parte, ci deve essere un altro modo per arrivarci. Non dici che basta il fuoco, magari? Però bello che ci stanno tutti questi segreti.
Che figata. Tanto comunque un luttino così per aver rotto un tavolo greve. Porca troia. Cioè ti fa venire voglia di luttare tutto, di spaccare tutto. Ah, ma tu fai molto più male. No. Oh, oh, che cazzo è successo? Merde! Ah, dai, spawnate! Ezzo di merda! Ah, che bello! Si sono illuminate le rune, sì, perché posso... Ah, perché è l'abilità dell'arma! Salve, eh. Lei dia un attimo. No. Ma non questo, quell'altro Dante. No. M'ha preso. Però minchia, la vita la recuperi molto facilmente. È una figata perché è molto sempre stai a prendere, a dare. Lì. Becca. Ok. Non è l'abilità dell'arma? R2. No. È l'ulti, con cerchio. Triangolo non si attacca. Quadrato mentre non sto mirando. X si salta. L1, R1 cerchio. Spara comunque. Questo spara comunque. Questo attacca. Non ho capito. Ah, è la min... Non lo so. Me lo spiegheranno a tempo debito, credo. Il potere del puffo. Madonna, quante ambientazioni. Qua? Lo sape... c'era anche qualcuno. Salve. Non sospetti che devo impararmi a girare l'angoli. Mai preso. Via. Madonna, sto fucile a pompa è devastante. È devastante. Stai calma, telecamera. Non ti arrabbiare. Ah, madonna, quei coltellini devo impararli. Però c'hanno un audio molto preciso. Ah, in volo non devi per forza mirare. Questa è una cosa molto comoda. Devo prendere l'XP. Buongiorno. Minchia. Per essere PlayStation 2 tanti nemici, eh. Vabbè che despawnano. Però. E quello? Devo semplicemente stare lontano. Incredibile come abbia un gameplay più bello di Dead Space 3. È qualcosa... Non dovevo dirlo. No, no, rimani in volo. Peccato, ho missato il ritmo. Ah... Dai, a cuccia. Lì. Ma se faccio tipo questo? Vabbè, non gli fa troppo. Puoi attaccare? Attaccare, fermarti un secondo e riprendere l'attacco. Mi sa che devo sbloccare qualcosa, Star. Perché fa questo. Anche quello vero, Kyle. A me, soprattutto il primo Hemlock intrigava veramente un botto. Qua è la statua di un angelo, il guardiano di un dio. Bello che ci stanno tutte queste descrizioni che probabilmente è lore. Allora, qua devo interagire con qualcuno.
Un immenso potere impedisce di avvicinarsi. Prima di affrontare il leone, ho bisogno di un segno. Il dito medio. Un segno. Ah, menare altri stronzi. O è questo è sempre l'ultimo che si dimentica di spawna? No, mi sa che è l'ultimo che si dimentica di spawna. Allora, io sono arrivato da lì. Ora vi rivelo un segreto. Alcuni musi si scusano, escono dei passaggi segreti. Ma immagino che ci stanno. Però immagino che sono tipo delle crepe che te lo fanno vedere per bene. Perché se devo mettermi a attaccare ogni muro è la fine. Dai, un angelo, guardiano di un dio. Il potere della fattanza. Di qua. Io faccio queste, faccio. Gnè! No. Vabbè, di là non c'è. Magari aspetta, qua dietro c'è sicuro qualcosa. Dai, dai che c'è qualcosa. Aspetta. No, no, non ci posso andare, peccato. Peccato. Qui però posso fare le. No, non salta abbastanza in alto, Dante. Le. Dai, non mi fa fare il giro, non voglio. Dai che ci arrivi. Dante, tacci tua. Oh. Oh. Allora, qua c'è una stanzina in realtà, qua è ancora rosso perché devo prendere roba, ma la pigliamo quando torniamo. Che cazzo, non c'è un attimo, eh? Porca puttana. Oh, oh, beh. Aspetta, Boni. Quanti cazzo siete? Oh, fighissimo, per carità del cielo. Ho girato l'angolo, c'era Satana e Shibari. Non so se voglio toccarla questa cosa. Tu sei distruttibile? No. Tu? Oh, oh, oh. Madonna. No, soltanto con gli attacchi. Oh, oh. Beh, era uscito un attimo topolino, ragazzi. Bastone del giudizio. Un bastone che si illumina di luce misteriosa. Quanto mi piace questo mood. Proprio gioco vecchio. Le cose... Yes. Perché? Perché sì. Ah, ma io no, volevo continuare a esplorare sopra. Qua spawna qualcuno. Ma poi che cazzo mi spavento? Cazzo, so Dante, Dio Madonna. Mi spavento. Sicuro che qua non spawna nessuno? Va bene. Ma perché devo avere ragione? Ma posso farmi i cazzi miei? In altri due spawniamoli. No? Oh, che belli. Oh, queste sono ispirate alle signorine greche, mi sa. Perché c'hanno le forbici. No. No. Buoni. Che belle ste robe. Posso usarle le forbici? No. Peccato. Come si chiamano? Le Norn. Le Norne. Le stronze. Le signorine. No, ma tranquilli ragazzi. Io con i segreti, per chi è stato qui con Ori, io sono un cane da tartufo. Io spippolo ovunque perché mi piace trovarli. Mi piace anche capirli e cercarli. Ah, le parche. Grazie, Elden. Ah! No. Ultimo monito giunge infine. Se Ercole combatte per te la fine. Sì, e poi è stato aperto in due. No. Ragni di merda. Oddio, posso. Madonna. Madonna, godo. Ragni del cazzo. No. Oh. Boni, eh.
Allora, volevo continuare a esplorare perché era rosso, vuol dire ci sta qualcosa da poter lottare. Porca! Chi è? Ah, ok, pensavo fosse un ragno vista l'ombra da rocca. Salve. Io devo giocare agli horror, ricordi? Mi spavento con i ragnetti per terra in 2D di merda. No, infatti, ragazzi, perdonatemi, perché questo è stato proprio... è stato proprio uno strillo, mi sa che vi ho spaccato i timpani. Quello era proprio spavento. Ah! Ma scusa, ma rispona la roba, puoi farmare. Ma scusa, ma non c'ha senso. Ma figo. Fighissimo. Beh, mi sa che poi droppano sempre di meno, però. Il gioco del treno... No. No. Mi giochi, a carte, io te lo dico. Le... Sì, ma io volevo... Ah, beh, lo scettro giustamente serve qua. Lì ci stanno dei soldi. Salve, Salvino. Tanto entro nel mood, con la telecamera e tutto. Che tanto la telecamera è stranamente gestita molto bene pure per questi fight. È messa molto, molto comoda a parte delle cosette proprio. Salve. Allora, e beh, perché mi sa che la cosa rossa è qui. Ma i miei vicini già lo fanno, Romano. Prima di affrontare il leone ho bisogno di un segno. E c'è... Ah? No, ma in realtà mi sa che bianca vuol dire che non c'è dentro un cazzo, vero? È inteso... in quel modo. Quando è rossa, ok, c'è qualcosa. E mi sa che quel qualcosa è proprio quello. Però forse devo tornare al quadro. Mi sa che devo tornare al quadron. Lì. Ah, rosso è dove sono. Vabbè, ho capito, ma c'era bisogno di farlo rosso. Non spawnate che devo guardare la mappa. Ah, va a cagare. E allora no, vuol dire che bianco c'è ancora qualcosa da fare. C'è ancora qualcosa da rubare. Va bene. Allora, torniamo giù. Sì, adesso ci torniamo. Volevo vedere se mi ero dimenticato qualcosa qua dentro. Meno che pure i tavolini non intende che devi rompere. Non ti permettere mai più, sa? Pussa via, bestia di Satana. Sì, però esci dal muro. Fai berry! Fai berry! No. Ma che figata in realtà che può andare attraverso i muri. Bella. Però mi sa che devo farti un follow up. Ecco qua, beccata. C'è qualcun altro? Ah, forse questo tavolo. Non ci avevo pensato. Qua è tutta roba. Intanto ci stanno le signore sarde che stanno cantando. Oddio. Questa è una cosa che va... in raccolte di nascite. Che va ricordata dello spaccare tutto. Grazie, Star. Ma basta! Sempre a rompere i coglioni. Forse è bello in prima persona. Io in prima persona morivo in una roba del genere. Potevo essere anche Dante. Morivo di... Dai, vieni qua. Allora, forse devo triggerare l'attacco? Potrebbe essere un buon modo. Sì, però esci da quel muro. Satana. Vanno capite. Oh, quando muoiono ti colpiscono. Ok. Figo. È comunque bianca la stanza.
No, non credo ci sia. Cioè, a meno che non mi sono dimenticato qualcos'altro. Che cazzo, mo spawnate solo voi. Levare il colpo con le forbici. Più forte il colpo, più tempo sarà Ah, ok. Rimane staggerata, è quella la cosa. Io pensavo chissà che cacchio fosse. Pensavo che se riattaccavo era tipo mi faceva il Perry. C'è qualcun altro? Due, manco una. No. Però sono molto fragili se le colpisci due volte, perché sono tipo sorta specchio. Buonissima. È un'incisione che rappresenta il giudice della morte. Sembra che il giudice abbia in mano qualcosa. Usare il bastone del giudizio? Sì, sperando che non mi porta via dalla zona. Fuck. E allora chissà che cazzo devo fare per quella porta lì. Salviamo. Peccato. Sì, ah, perché sono un coglione che spippola. 600 cosette. Flagello della passione. Però aspetta, cioè... Cima è 1A, inteso? Ah, tornerò nelle vecchie zone, ok. Beh, giustamente vero, mi ero dimenticato che c'è sta roba molto Resident Evil. Oh! Trafiggi i nemici con la spada a velocità supersonica. Vabbè, lo Stinger. Andata e ritorno. Acrobazia aerea. Allora, lo Stinger... Io lo compro. Onestamente. Ah, ha subito un fight? Così? Madonna. Quindi faccio così. Stinger. Ok. Marong. Che bello. C'è scritto qualcosa. Il cuore di leone verrà donato solamente a coloro che scelgono il cammino più difficile. Ergo, becca di sì 35 nemici. Ma senti che bella la musica. Ma io non dico platinali, ma li vorrei giocare per bene quasi al 100% M-Lock. Poi dipende. Ah, devo andare a fare la challenge, ok. Ma tranquilla, Fiore, ragazzi, per essere stata con noi. Bella, dormi bene. Ci vediamo domani. Qua non c'è niente. No, non credo. Maronne. Mi sa di punta alla baionetta con mostro gigante. E invece... Allora, fuori hanno tagliato male l'audio, ma... Penso sia la prassi. Il demone toro. Oh! Mi chiamavo così! Hello, motherfucker! Recita, torna indietro ed emergerai dagli abissi con il coraggio di un leone. Riceverai il cuore di leone. Alla fuerza! No? Ah, cioè, perché mo che torno il bordello. Cioè, tu vieni qua, poi quando torni. Castlevania in realtà è tanta tanta roba. Soprattutto Symphony of the Night è uno dei migliori Metroidvania mai creati. È devastante. Madonna, vi apro il culo, venite. Ma io devo capire ancora, ma me lo spiega da qualche parte? Che cazzo faccio con L1, domanda.
Anahanahana. Normale. Modalità. Ah, è quella la modalità demone. Cazzo, pensavo che se trasformasse nell'anticristo gli sbucano i fulmini. Premi L1 quando tre o più elementi sono caricati degli indicatori. Sprigionerai il demonio che hai dentro. Faccio uno sbreco dei danni extra. Il Devil Trigger. Che mi ricorda tanto la Lost del 5. No, Cristo Dio, no! Non c'è qualcosa di qua, magari? So che sto perdendo vita, ragazzi, però... Vaffanculo! Senti come spegne l'os! Va bene. Ah, è proprio la sua. Ok, pensavo fosse in genere. Sì, non posso tornare di là, vero? Le faccio. Oh! Ma facendo sta cosa mi danno un premio o sto facendo semplicemente rincoglionito? Aspetta. Aspetta. Ah! Quanto sono belli, di madonna. Buonanotte, Costola. Grazie per essere stato con noi, bello. Dormi bene, ti preoccupare. Oh, un frammento di minchia blu ci hanno dato. Che bello. Sì, immagino che poi a un certo punto diventerà tipo Sparda o qualcos'altro. E no, sbagliato, invece no. Invece, calmo, senza far rumore, respiri piano. Lehehehe. E cazzo, mo su. No, aspetta, io lancia, ci arrivi? Minchia, parkour migliore di Dark Souls, è incredibile. Eccolo qui. Vabbè, minchia, c'era bisogno... Vabbè, è vero che sono gli anni 2000, stronzo pur io. C'era bisogno, sì, di fare il livello, perché dovevi caricare tutte le interazioni, le animazioni. I dischi PlayStation 2 erano avanti, però... Non così tanto. Cuor di leone, il simbolo della forza, permette di... il confronto con il leone guardiano. Ma quanto cazzo uguale a quello di Bayonetta, continuo a dirlo. Che bell'int che ti dà il gioco. Dentro la corazza, rompigliela. Devi rompergli la corazza. Ok. Oh. Posso salirgli sulla groppa? Vieni qua, merda. Ah, dove scappi? Aia, minchia fai male. Mi ha ripreso, mi ha ripreso. No! Solo la faccia. No.
Affacculo. Aie, aie, aie. Madonna. No, ma preso invece. Ma in realtà si vede qualcosa quando si trasforma in Sparda. Ci ho fatto caso adesso mentre combattevo, Star. Sì, si vede per un attimo. Tipo l'ombra che si vedeva all'inizio del gioco. Di Sparda. Buonasera, pasta. Come stai, bello? Benvenuto. Preferisco il ragno di baionetta, ma a mani basse. Anche se quello bianco è veramente tanto ispirato a questo. Allora, i boss saranno... Non si da solo in spada, adesso vai in Devil Trigger. E prima... vabbè. Immagino sì che ci abbia la sua forma. Non è uguale a Sparda, ci avrà la sua forma da demone. Un bevi da parte del nostro romano. Però figo. Bello anche che durante la cutscene ti dà l'int. Dentro quella corazza ci sarà qualcosa da massolare. Perché devi aprirgliela. Ah, pensavo mi intendessi premi qualche roba strana. Non ce l'ho. Ah, se sto in Devil Trigger posso volare. C'ho le alucce sotto al culo. Devo tornare indietro. Ok, era per il boss. Ci sta. Ma poi immagino che queste sono tutte robe che mi diranno. Perché tanto andrò sempre a rispippolare dentro al... non mi viene il al menu. Non mi veniva. Non mi veniva a menu. Ah! Madonna, pure sta musica tra i vari menu. Mostra la tua forza al leone, apri la strada, ottieni l'anima triste, cavaliere nero. Non ci sarà per un cazzo Satana che appena tocca quella spalla là, quella cazzo di statua, è la fine. No, signore. Perché sono azzurre? Porca puttana. Non è perché rispawna la roba, vero? Cioè, inteso, rispawnano i mob. Aspetta, no, fatevi i cazzi vostra. Fatevi i cazzi vostra. Aspetta, aspetta. No, che non rispawnano i tavolini. Buono così, bella. Ricorda che al cavaliere non gli devi cagare il ca. Ma tanto qua pure spawnano tutta la gente. Dammi un attimo. Ma ho capito, ma sei un figlio di puttana. Tu pensavi di averlo ucciso, invece col cazzo. Attacco euro. Potrai volare e sarai capace di eseguire attacchi folgoranti. Ah, ma perché... No, mi sa che è proprio l'arma. Pensavo che fosse molto in baionetta che ogni arma ti dà una forma. Però no, è che... Ci stanno robe. Ma dai, sì. Il ragno si chiama Phantom. Ma è sempre lo stesso o... O è un altro? No, è sempre lo stesso. Ah, ok, pensavo fosse morto. Era scappato la merda. Stai ancora qua fuori? No, c'è la signora però. Stai calma. Cazzo, è vero che lasciate quella merda. Figa, figa come roba. Ma rompendo tutto ha aperto qualche passaggio segreto, magari. Oh, ma roba bellissima come roba. Figliano come le merde. No, era purtroppo la mamma gigante. Ma io non potevo infilarmi subito, no? Mi sa che l'aveva già occupato, eh. Niente marionette di merda? Niente marionette di merda. Baionetta chi? Ma palesemente se sono ispirati a sto punto. Cioè, ma io ripeto, l'art designer, tutte quelle robe è lo stesso. Perché veramente Baionetta 3 c'ha talmente tante cose di Devil May Cry 1 che è boh.
Un immenso potere impedisce di avvicinarci. Prima di affrontare il leone ho bisogno di un segno. Usare il cuore di leone? Yes. Ah sì, esatto, sono gli stessi. Però, porca troia, pure un po' meno. Chissà mai. Quindi Devil Trigger. No, non me lo devo sbloccare qualcosa, mi sa. Vabbè, ma io pensavo che dovessi menare qualcuno. Qui giace il guardiano, solo una magica distruzione lo risveglierà. Lo sapevo sta cosa. Mi ci giocavo le palle, sarebbe successa. Fighissima. Oh. Sono morto. Aia, greve. Sì, qua c'è. Vabbè, madonna, di tre sfere gialle. Sì. Cazzo, fa male. Fa male. Se lo attacco risponde. Meno che non ti vogliono far usare il Devil Trigger, perché può essere. Yes. Scopri anche tu cose, Star. Sta cosa che ti attacca dalla cutscene è fighissima. Ah, devi counterarlo. Uno. E poi si punisce. No, perché se lo attacchi la merda ti countera. Ah, cazzo, l'animazione mi ha rincoglionito. Ah, non l'avevo vista quella porta prima. Però bello che i nemici hanno proprio i loro modi con cui devi affrontarli. Questa è una roba che adoro. Cioè lui, se tu lo attacchi, tanto ti counter e ti apre. Devi continuare a punzecchiarlo fino a che non mostra il nucleo. Figo. Molto molto figo. Salve. Non sono finiti mai nella vita. E qua c'è una via però. Maronna. Allora io devo salire, ma se volessi scendere. Oh, cado in una stanza in cui non sono mai stato. Che bello. È stata chiusa da poteri sovrumani. C'è scritto qualcosa. Questa strada si aprirà con uno spirito guida. Quello lì. Ma ho capito, ma così. Sentenza di morte. Una spada ornamentale usata per i rituali. Non può essere utilizzata come arma. Ok, è un oggetto. Che cazzo. Le. Ti capisco, pasta. Che bello. Qui. Vedo tipo una sorta di buco. No, vabbè.
Ah, no, è proprio in avanti mentre miri. Non è omnidirezionale la cosa. Buono a sapesse. A meno che proprio non sta sparato da un'altra parte. Poi basta che premi avanti. Però qua è dove devo andare. Sotto in realtà c'erano altre scale. O su... strane. No, qua è dove stavo prima. Ah no, mi sa che è semplicemente ricollegato qua. Serve sentenza di morte? No. Mi chiesto inquadratore, poi io le adoro perché sono messe apposta per farti capire quando ci stanno i segreti. È una cosa che... cioè, il level design che tu devi fare quando c'hai queste inquadrature molto precise è una roba fighissima. Perché ti concentra a guardare, a vedere, ok, vediamo se ci sta qualche cazzo. Ah, ho capito perché dovevo scendere per forza così. Va bene. Babini, va bene. Il ragno ha sborato, anche detto. Il ragno ha urlato che sborro e ha fatto. Sì, ci sono già stato. Vi è inciso l'emblema di un sole e sotto c'è scritto qualcosa. Loda il sole! No! Lo scintillio della luce guida ti brucerà. Solamente coloro che sanno resistere alla luce possono aprire il nuovo percorso. No? Sto specchio quanto poco mi convince. È la statua di una donna con un'espressione malinconica. C'è una fessura su cui posare qualcosa. Usare sentenza di morte. Guarda Dante, proprio come te. Anima triste, un ornamento che somiglia a un'anima. Una volta attivato il potere di questo oggetto si affievolisce col tempo. Cioè devo andare a affrontare me stesso che sei incazzato come una faina. No, esatto, PS PlayStation 2 era veramente... è devastante anche a livello di quantità di roba e compagnia. Il più grande pezzo di merda che abbia mai incontrato, addirittura. C'è una volta lasciata dal castellano, spesso la sensazione è che qui il tempo passi in modo inconsueto. Ci sono posti in cui i fiori non muoiono mai, mentre in altri appassiscono molto velocemente. Non posso rimanere qui a lungo perché la mia mente non reggerebbe. Ma mica, ma è quella solita roba tipo angeli e demoni, che qua è il posto che sta sia vicino al paradiso che all'inferno, e quindi il tempo scorre mezzo sfottuto per quello, perché campano di più paradiso, schioppano prima inferno. Per sapere cosa sono gli angeli di DMC aspettare fine di DMC 1. Immaginavo a sto punto. Quello è Nilo. Nilo Angelo, tradotto male è Nero Angelo. Ah, ok. Beh, forse perché sono giapponesi. Io butto sempre lì questo un po' di razzismo che ci sta sempre bene. Vabbè, ho capito, devo andare da lui. Mm-hmm.
Ah, cioè, proprio questa è una cosa che succede sempre. Se provi a scappare ti fanno corca. Namo. Ma ne era volato via. Un attimo e vado. Madonna, posso sta fermo un attimo che sta mano di merda mi deve grabbare da dietro il culo. Oh, aieie Brazzorf, affanculo. Soga, merda. No, m'ha preso. No. Pepe, ma sei uno stronzo. Vieni qua. Bello come per tutto l'inizio del gioco ti danno le robe per prepararti a lui in realtà, eh. Figo. Sì, ho capito, ma tutte teletrasporti, io devo camminare, porca puttana. Lella madonna. No. Ho fatto un salto troppo lungo. Vai a cagare. Chissà se ti punisci se non ti sbrighi. Chissà se te punisce. Le. Piano. Ah, è vero che qua ti ci si arrampica. Guardalo, maledetto. Ah. Ah, per culi pure. Soga. Affanculo la spada, c'è semena, ma pugni come i veri uomini. Ma è Virgil. No. Beh, bara sarebbe. Non credo. Perché ho visto. È il suo riflesso. Perché io so che sono gemelli. È azzurro. Quelle. Vabbè. Devastato, sì, che bello però, madonna, quanto mi piacciono questi scombattimenti. Vabbè, ma quello è normale, pasta. È normale perché se tu sei abituato agli hack slash moderni, che c'è sta molta più complessità. E questo te lo mangi. No, lui è Nero Angelo, o Nero Angelo, o Angelo Nero. Ho fatto cacare, sì. Classifica cacciatore di fantasmi. Bonus boss. Andiamo. Bella però, mi è piaciuta sta boss fight. Ok, adesso dobbiamo tornare giù. È molto puntino puntino. Arriva alla destinazione prima che il potere dell'anima triste si esaurisca. Oh cazzo. Non c'è un timer. C'è un timer.
Oddio, pure sto gatto di merda adesso. Basta, fatti i cazzi tuoi. Ma devo menare lui pure. Oh, oh, oh! Vai via, gatto del cazzo, bravo. Qua faccio qualcosa? Ma la vera domanda è... nessuno, l'angelo è il tentativo di Mundus di ricreare Sparda. Ah, ok. Figa come roba. Giustamente perché era il me coglioni. Ho capito, io là sopra come ci risalgo? Devo fare il giro lungo. Perché sei sceso come uno stronzo? O c'era qual quadra che non ho capito io? C'è il buchino là. Ma se c'è sta il buchino di là, vuol dire che di qua c'è sta qualcosa di interessante. Dai. Dai. Sicuro? Neanche se scendo? Leppa. No, vabbè. Vabbè, no, spero che ci sia della lore, ovviamente. Devi scendere, Dante. Cioè, che non ci sia... Ah, belli, gli angeli e i demoni! Molto basic. Pipipi. Oh, salve. Vabbè, io faccio questo. Usare l'animatrice, sì. Eh beh, è normale, basta. Come si chiamano i? E gli... c'è un nome. I letterbox erano quelli all'epoca. Non credo sia quello. Attenzione, S. Perché ho ucciso lo stronzo. E chiaro, se fai le cose... Se sai che cosa fare, ti danno dei punticini, Lo skybox, sì. Non so perché ho detto il letterbox. Quella è un'altra roba. Demone delle acque, sconfiggi il guardiano del male e ottieni la luce guida. Ti pareva che dovevano mettermi i livelli sott'acqua. Cioè sott'acqua. Con la gente che fa plip 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 in mezzo all'acquetta. Io salto che non si sa mai che troviamo. Noi spippoleremo col fatto che mi metto pure a parlare tanto. Star, penso ci metteremo un po' di più. Però sono contento perché di DMC mi piace un botto il fatto che siano molto rapidi e indolore. Soprattutto se c'hai le mani. Bentornato, bronzetto. Tutto bene. No, infatti, a parte che questo, cioè, andremo solo a velocizzare. Perché se questo si gioca così bene, gli altri si sborra. Cioè, per essere brutali. I calzini bagnati, madonna che fastidio. Allora, la stanza blu che cosa significa? È quella che non posso accedere. Ci stanno tutte cose. Qua c'è una stanza extra. Come stai per il resto, bronzetto? No, minchia, sarebbe stato bello sparare dentro a sti tubi. Tecnicamente questa è l'HD Collection del 2018. Quindi sì, un po' hanno rifatto. Ma sì che c'è qualcosa. No, no, da questi tubi adesso esce Satana. Ecco che cazzo ci sta. No. Ah. Lì. E quello come lo prendo? Dante, questo... Sì, penso sia semplicemente comunque un emulatore con le texture upscalate. E ci ho fatto con cerchio, non me lo fa fare, Star. Non so se magari non ci devo stare appiccicato. Ah, ma vaffanculo.
Ce devo sta così, ce devo sta, Dio Madonna. Pensavo che bastasse starci davanti. Tubi di scarico dei bagni dell'Itis. Oh cazzo, e questi sono gli stro... Vabbè, ho capito. Cioè, ho capito che doveva essere Resident Evil 4, ma pure meno, Dio Madonna, poi. Dio Cristo. E poi... Ma che cazzo... Vieni qua. Mia nocciolina. Tutte mie. Madonna. E dove gli attacchi si va? In questi giapponesi c'è sta niente da fare, eh. Li capisco, ma sono impareggiabili. Questa è una cosa che penso che in Devil May Cry 1 sentiremo molto spesso. Che tempismo, eh? Perché questo c'ha gli occhi rossi? Ah, perché c'hanno le robe quelle fighe, mi sa. No. No, cazzo, mi sono distratto un attimo. Dai, calmate, vaffanculo. Minchia quante cure ti danno, però. Qua c'è qualcosa? No, ci ho controllato prima, sono un rincoglionito. Ho visto blatte più grandi. Io ho visto pantegane più grandi, grandi come bambini. Di qua? T'ho visto, eh. Pezza di merda. Però mi sa che questo è un dead end, quindi andiamo di qua. Ormai in pre-fire. Che devo fare qua? Devo rompere? Sì. Ah, questi sono proprio robi per le monete. Bello. Questa è la PlayStation 2, bronzetto. No? Va bene. Fammi un attimo controllare qua sopra, no? Sì, sono sangue... Sì, io sono giocatore vecchia data. Chiamo tutto monete. È come in tutti i Souls. Per me sono tutte anime. Non so, eghi del sangue, rune. Ah, è stato chiave rugginosa. Ok, era... Dovevi farla per forza. Qua sopra c'è qualcosa? Ah, ma posso farlo anche stando fermo. Questa è una roba molto comoda anche proprio per le pesse veloci e per togliersi dal cazzo. Sento odore di segreto da qualche parte qui. Di qua c'è l'altro dead end. Ok. Però perché se sono roba rossa è verde? Sì, tra l'altro era proprio... Vabbè, poi stiamo a parlare calco, e comunque la PlayStation 2 era la PlayStation 2, è una, penso, delle migliori console mai... Devastante la PlayStation 2 in roba che c'è uscita sopra. Cioè, quello veramente era salto di generazione da PlayStation 1 e PlayStation 2. Porca troia. Nemico nuovo? Nemico nuovo. È una versione potenziata delle signore. Oh, 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 aspetta, aspetta. Ah, ma è una barriera in cui non posso passare. Devo romperla come roba? No. Zio, stai calmo. Calmissimo.
ho fatto il boss first try, ma lui no. Ah, ti cura la vita il Devil Trigger? No, non ci ho fatto caso. Vabbè, ma fammi ricominciare piuttosto. Più o meno quello è successo. Dove sono? Ah, minchia, mi ha fatto tornare indietro. Peccato perché ho visto... In realtà dovrei vedere il bestiario, effettivamente. Mi sa che il bestiario ti dà un attimo di int su ste cose. Battletoads, non so perché, mi pare che me ne avevi già parlato, qualcuno me l'aveva fatto vedere, ma non mi ricordo. Perché se ti stanno all'inizio, Star, tu dici, vedi sto coso che non è... Cioè, è come quelli con le forbici, ma... Non proprio, non c'è il bestiario. E che cazzo ho visto io prima, allora? Questo, no? Non mi dice niente? Oh! Oh! Boni, ma questa è lore! Sono spiriti demoniaci di bassa levatura che assumono le sembianze di pupazzi per poter esistere nella realtà fisica. Talvolta eseguono attacchi con le pistole. Prima di sparare hanno l'abitudine di attorcigliare i polsi, producendo un suono caratteristico particolare. Vedi che ci avevo preso? I pugnali che lanciano possono seguire solamente una traiettoria dritta. Quindi se vedi il nemico muoversi prima dell'attacco, dovresti riuscire ad evitare... di essere colpito. Dovrei fare attenzione anche alle mezze lune che sono in grado di attaccarti aggirando gli ostacoli. Tieni gli occhi ben aperti e stai attento ai loro movimenti. Bellissimo! Per movimentare i nemici vicini emanano degli striduli urli di guerra. Per liberarti devi muovere velocemente la levetta sinistra. Dato che sono entità materiali, puoi eliminarle con mezzi fisici. Una pistola, spada o qualsiasi altra cosa che ti venga in mente. Bellissimo, però io voglio sapere... Ah, guarda Bloody Mary... Sin Sissor, Death Sissor, Shadow, Belzebù. Giustamente le mosche si chiamano Belzebù, figo. Phantom, Nelo Angelo, Sargass. Allora fammi vedere te. Il loro corpo è rappresentato dalla parte che somiglia a un osso di mucca. Questi demoni sono molto più potenti e perfidi di Sin Sissor. Vabbè, degli stronzi con le forbici. Utilizza ossa di animali e umani per creare una barriera demoniaca impenetrabile. Il tuo compito è distruggere il nemico all'interno di tale barriera. Ah, ok. Il loro attacco avvitato è molto preciso e demolitore, ma puoi sventrarlo. Ah, sventarlo evischivandolo. Grazie al cazzo, comunque. Non è consigliabile per affrontare questi spiriti maligni da terra. Trasformati in cacciatori di fantasmi e combatti in aria. La testa del loro colpo è il punto debole principale, tuttavia con le semplici pistole non riuscirai a eliminarle. Le corna sono il loro punto debole, per sconfiggere devi trovare il modo di attaccarla. I loro mantelli sono pure illusioni create dagli spiriti maligni. Tutti gli attacchi fisici sono privi di effetto. Sono più potenti dei Sin e con ogni probabilità riusciranno a difendersi deviando l'attacco di Dante. C'è Michel Misteri tra le creature, cosa? Quando concentrano una malvicità nella testa, questa diventa rossa e tutti i suoi attacchi diventano inefficaci. Ah, i miei attacchi. In questa situazione l'unica via di scampo è schivare i loro attacchi. Vedi, questa è una roba bellissima. Poi li leggiamo anche gli altri, Perché questa è roba interessante. Però, perché devi saltare per fare questa cosa o per sparargli direttamente alla testa. Non basta colpire quel mantellino di merda. E devi ucciderli dentro questa zona. No. Aia. E c'ha la testa rossa, mo? Aia, però sei comunque stronzo. E counteri, No, no. E mori! Oh, fanculo. Sì, prima di staccare il leggiamo. Dio madonna. Però ho visto che ho fatto qualcosa. Ma in Devil
Sparare fa qualcosa? No. Ah, è tenendo premuto R1. Ok. Sì, è per quello ho visto Star, perché non capivo. Devo tenere premuto R1 per quella roba. Cioè, si ferma dove sto e va avanti. Cioè, va avanti. In realtà posso controllarlo, il che è molto figo. Ma a cacare, quello stronzetto, Luce guida, una chiave che splende e assorbe lentamente i poteri di chi la indossa. Ah, quindi sto per sciogliermi. No, ma tranquillo, Star. Impariamo insieme, hai visto? Ti ho fatto scoprire il bestiario. Ma poi, bellissimo. Sono curioso di vedere quanto cambia da questo agli altri Devil May Cry. Magari poi hanno avuto proprio un altro salto anche di sviluppo. No, non voglio salvare, voglio andare avanti, fighe. Inizia a sparare fulmini e raffiche, stermini tutti e tutto. È devastante, devo tornare a quella merda. Allora, in extra che cosa abbiamo? Acqua santa, intoccabile, Sfera blu. La vita. Modalità demone più a lungo. Lancerai la spada come un boomerang. Acrobazia aerea. Puoi fare... Ah, quando vuoi il doppio salto. Questo per l'esplorazione è ottimo. Potrai trafiggere i nemici da una maggiore distanza. Ah, giustamente lo potenzia. $4000 il doppio salto. Perché secondo me serve per fare delle robe anche di esplorazione. Vai, proviamo un'altra abilità nuova. Preparati che ogni Devil May Cry tranne il 2 aggiunge nuove meccaniche e migliora il gameplay. Io non faccio fatica a crederci. Però vedi, giocarselo dal primo piano piano, vai. Devo correre, è vero? Sì, ma... Ah, la storia. Tieni premuto triangolo, più tieni maggiore sarà la distanza raggiunta. Senza input, però. Mettetemi dei nemici che posso attaccare. Così li smolecolo nel mentre. Ma vaffanculo. Pezzo di merda. Ma tanto te rispacco delle legnate appena posso, Non volevo quel nemico, ne volevo uno normale. A voi ovvio che non vi manco. Voi siete XP, siete materiali, siete soldi. Col cazzo che vi lascio in vita. Ah, dovevo ucciderli. Sì, questi hanno la falce, infatti. È una variant. Buoni. Got it memorized. Devo tornare sopra. Ok. Mi sa che ho buggato tutto. E invece. Pipipi. Il 2 mi è piaciuto, però non ho capito un cazzo. Ho seguito le vibes, ma da quel che ho capito l'hanno tipo ripudiato. Basta. Tu? Tutto a posto? Viene inciso l'emblema di un sole. Sotto c'è scritto qualcosa. Lo sentito dalla luce. Guida ti brucerà. Solamente coloro che sanno esistere la luce possono aprire il nuovo percorso. Usare la luce guida, yes. Ah, c'è proprio... Vabbè. Però lo capisco. Deve caricare una boss fight. Palese. No, noi il 2 ce lo giocheremo proprio giusto per giocarsi tutta la saga, ma me lo state smontando.
Veramente come un mobile Ikea, al contrario. Ah, guarda dove cazzo siamo, risbucati! È la zona iniziale! Ah. E se misso sto salto? Non se può missà. Credo. Ma la vera domanda è, io voglio missare questo salto? Io un po' lo voglio missare questo salto. Perché magari sotto posso... Però no, perché dovrei poter aprire qualcosa sotto? Non c'ho un cazzo per aprire sotto. Ah sì, ma penso che qua posso semplicemente... Sarebbe stato bello... di sotto! Sarebbe stato bellissimo, tanto come uno stronzo che cadeva! Andiamo. Ah. Vabbè, ma c'era bisogno. Il ritorno del leggendario cavaliere. Attiva il meccanismo e scappa dal tetto perché esplode tutto. Ah, ci posso salire là. E tanto non c'ho i soldi. C'è qualcosa più in alto? No, ma ci sono dei soldi qua. Qua c'è qualcosa in alto? No. Va bene. Che porta allegra? Ma se io faccio questo... No, non ci posso, peccato. Ah! Un'arena! Peccato, pensavo di poter rompere quando giù. Ma fai i salti di 7 metri, cosa ti spaventi? Spaventati! Pure molto, Dio Madonna. Ciao. No. No, devi scappare, Dante. Dante. Cazzo fai? Io sto continuando a saltargli sulla testa sperando che succeda qualcosa. Non posso saltargli in faccia subito, va bene. Di nuovo. Bella oe. Bella oe. Non sono morto. Sto vivo. Aia.
No! Eccomi! 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 Perché ancora non me lo so imparato a fare quella roba. Buonasera Rufus, come stai, bello? Riproviamo a far culo. No, perché sei riuscito? Sono un incoglionito. Vero che se posso, se tengo premuto R1 volo. Volo come il vento. Chic. Allora, proviamoci. Però devo attaccare. No, devo premere cerchio nel mentre. No. Devo capire qual è il suo... Ma forse la coda è il punto debole. Aio. Ho sbagliato. Sali. Oh. Uè. In realtà questo Devil May Cry è molto molto più ragionato. Eppure tu ne che sei normale, eh? Però stavo a dire, è molto molto preciso questo primo Devil May Cry. Cioè lui devi evitare quei due o tre attacchi, puoi punirlo, lo apri fortissimo appena gli puoi andare sulla groppa o sulla coda e via. Hai visto, pasta, qui non si fa un cazzo, non si lascia niente, non si lascia. È molto molto bella come roba. Certo, il ragno che dice, ah, tu sei una persona fuori dal comune, e grazie al cazzo. È un'ora che sarto come una rana in giro e apro il culo a tutto. Però dettagli. Però posso scendere sotto io? No, quando torniamo indietro, perché scappa dal tetto è quello. Credo. Un tridente? Un'altra arma? No. Tridente. Una picca tridente. Super decorato, utilizzata per i duali. Non può essere utilizzata come arma. Non mi sono accorto di che cosa. Ah, ok, tre... Ma non so chi sei, cazzo, fossero i tre fori di merda. Ah no, il buco del tetto è questo. C'è un segreto. No, voglio il segreto. Voglio te. Sali qua sopra. Ah beh, che tanto sarti come una cazzo di rana, tu. Madonna, ma ci stanno sti tipi di segreti anche. No. Sali qui.
Sali qui, sali. Perché non ce la fai? No, Dante, stai calmo. Ah, sì. Sono tutti nati ieri, purtroppo. Vedo che c'è sta un'altra piatta. Le. No. Non è che devo salire qua, magari devo fare tipo questo. Ah, no, dato questo è fatto proprio apposta. Eh no, qua non ci posso andare. Là sopra ci stanno a cazzo di cosa per la vita, la voglio. Aspetta, magari ce ne sta pure uno di qua? No. Non ci arrivo. Il doppio... Ah, beh, è vero. È vero, ma su sei stato del cazzo io non ci posso salire. Aspetta. Lì. No. Col cazzo io torno su. Sono tornato su. Voglio quel segreto. Ma vaffanculo. E la madonna. Io pensavo chissà che cazzo fosse per fare sta roba. Però prima di andare avanti, ma guarda come salta come un madonna, una gazzella. Quindi veramente non posso scendere per di qua? O sputano tutto? Chiedo. Sputano tutto? Ho visto ricordi su Gosi. Perché voglio lanciarmici qua sotto. Ma perché mi sa che è dove stavamo prima qua? Fa vedere. La madonna in Congo. No vabbè, non me la rischio. Non si sa mai che poi succede il bordello. Nel dubbio però se poi perdo qualcosa. Vabbè senti, hey! Non si può. Peccato. Guarda che me l'aveva detto forse prima Star. Nel buco. È una leva usata per sollevare il ponte levatoio. È molto rugginosa. Una forte pressione verso il basso potrebbe aiutarti a muoverla. Ah! Che son belle sta roba. Sono cazzate, perché sono cazzate, ma sono bellissime. Qua non c'è niente. Dall'altra parte c'è qualcosa? No? Questo. È il cadavere di un soldato che dopo essersi aggirato nel castello deve essere morto stremato. Ha qualcosa in mano. Cosa... Va bene. Che tanto questi sono palesi. Come si chiamano? Resti di Resident Evil, eh? Cioè, questi sono palesi, madonna mia. Questi sono palesi resti di Resident Evil. Il fucile, il lanciagranate. No, il marchingegno non si muove. Dante dice boom, sopra fortissimo. Così debotto, sì, ma non lo userò perché mi piace troppo la doppietta. Adoro troppo, troppo la doppietta. Dante, devi... Ah, ok, dovevo interagire. Ah, guarda dove cazzo siamo tornati. Va là che collegamenti! Perché questo era Resident Evil 4 prima Hemlock. Ci sono tre fessure che permettono di inserire qualcosa. Usa il tridente. Yes. Ah, perché adesso qua riapre l'acqua dall'altra parte. Pure, perché se ricircola l'acqua. Sta per esplodere tutto. Secondo me quando hanno cominciato a volare per il cielo mentre semenavano Rufus. Corri. E ormai è finita. Ah! Minchia, ho capito che cazzo ha aperto sta merda. Il portone sotto. E se mi lancio in acqua? C'è qualcosa... Yes.
Ma vada via il Q. Aria, via, lo che tanto non facciamo in te. Abbassati, brutta merda, perché devi passare qui. Fai le e corri come un addannato. Ma a sto punto, piuttosto che fattela a piedi, non fai prima a lanciate. No. Fatto. Easy. Minchia, poi te la devi rifare pure a risalire se te la perdi. Ovvio che ci starà la gente pure qua dentro. Ovvio. Senti l'audio. No, Dante. Ah, vabbè, ci passavi brutalmente. Di qua? No. Di qua? Ma da, comunque te le tirano proprio sui denti. Ovunque stanno ste cazzo di cose, de gemmine. Ovunque. È devastante. Easy, dai, ci facciamo un'altra missione. Leggiamo cosettine e poi ci salutiamo per la prima. Devi esplorare, io li adoro, ste cazzo di... ste cose, madonna. Te! Il ritorno del leggendario cavaliere. Ah, perché ha visto... Ok. Ecco perché si chiama così il capitolo. Missione 9, più forza. Usa la nuova forza per aprire la porta. Potenziamento. Ma queste rimangono pure là. Stinger migliorato. Lock and load. Ah, ma perché proprio questa mappa sarà il gioco, mi è stata di? O era semplicemente la prima mappa? Pure meno se vai sparato, non andrò mai nella vita sparato in questi giochi. Iniziamo azione, anche perché qua siamo fuori castello. Credo. Eh sì, perché abbiamo abbassato il ponte. Nel cerchio è inciso un messaggio. Cagati addosso. La ruota del destino ti guiderà alla terra d'inizio. Da chi ha preso l'ispirazione? Con un datonante, tra l'altro, bellissimo. Nel cerchio dice un messaggio. Ah, non si può tornare. Ah! Ma è qualcosa che trovo più avanti. Credo. No? L'unica cosa che ci possa arrivare è con il Devil Trigger. Cioè, che mi veniva in mente. Vabbè, poi per tornare indietro devi avere i power up, anche detto. C'è un messaggio inciso sulla pietra, sembra un indovinello. Troverai dimensioni segrete dove si nascondono le sfere rosse. Dimensioni segrete dove si nascondono le sfere rosse. Appariranno se compirai gesta straordinarie. Sarà un altro di questi segreti. A cazzo. Tipo qua però. No, peccato, mi sapeva di luogo dove se salivi ti dava un paio di anime extra. Raga, perdonate, mi chiamerò tipo metà delle robe anime. Vabbè, qua è per comprare. Qui al centro. Il tuo destino ti sta aspettando all'interno dell'arena. Ah! Bene. Si menano le mani. Ok. Non credo. Non so che fine fa, Vale. Sopra ci stanno soldi. Oh! Madonna, che belli! Molto veloci.
Va bene, counterate, merda. Altri? Deduco di sì. Oh. Quanti soldi? Se farai gesta fighe, sfera gialla. Dei Digimon non conosco, Emlock. Vabbè, qua che ha fiera dei soldi, vedo. Di qua? C'è l'emblema di uno scudo sulla porta, che riverbera luce rossa. Questa decorazione sembra raffigurare due cavalieri che tengono qualcosa. Visto come stanno messi sembra la minchia, però. C'è una frase incisa. Gli scudi che riverberano la luce e una coppia di lance conducono al campo di battaglia. Va bene. Ma devo attaccarlo? No. Serve qualcosa per entrare. Scudo blu, scudo rosso. Però bella sta cosa che c'è sempre effettivamente sta cosa dei colori. Cioè, da quel poco che ho visto, tipo già Dante e Virgil, uno è rosso, uno è blu. Boh, vabbè, già pesce, non credo. Speriamo di no. Che è enorme sto luogo. Ah, devo andare là? La Madonna! Vabbè, è la fottuta arena dei boss, questo non ci sta manca a starne a parlare. È stata sigillata dall'altra parte, qua sopra c'è palese un segreto. Acqua santa. Va bene. Ricordano i sauri. Perché bene o male quello so. Sul lucertolone di merda. Qua in mezzo c'è qualcosa? No. Di qua? Oh, segreto, segreto! Una tomba. Devo tauntare? No. Qui è racchiusa la luce blu. Va bene. Io più che altro è perché non so veramente il nulla. Cioè io da quel poco che so di Virgil non so quanto lo associerei al paradiso. Però magari c'è il plot twist. Qua c'è solo una luce accesa. Sembra un fuoco di guardia, ma la fiamma è spenta. Accetto solo le fiamme che dimorano con la forza. Ci sono delle parole incise, un paio di fiamme che dimorano con la forza apriranno il cammino. Va bene, devo accenderla, l'ho capito. Là è per andare avanti, andiamo dentro al buco di culo. Ma io il paradiso in David McRae l'ho sempre inteso come gli umani, però... Cioè, pure quello non credo sia molto... Giusto. E tra l'altro, queste sono le scavi di David McRae. E di Dragon's Dogma, l'hanno rubate da David McRae. Palesemente! Le hanno fottute qui! Guarda, le fatte uno a uno proprio! Stella demoniaca. Sopra non c'è niente. Sure about that? Sì, credo di sì. Eravamo delle bestie di merda. Ok, qua c'è un segreto. Lì c'è la famosa fiamma che ci serve. Di qua c'è l'altro puzzetto. Vabbè, una cosa per rigiocare. Che male non fa in sti giochi, Male non fa assolutamente.
Ah, oddio, è parkour. No, ma peccato l'hanno fatto nel 3, Rufus, la cosa di Bayonetta. Ci stanno dei wink wink, ma non credo collaboreranno mai. Ci stanno molte cose che te fanno di ah. E invece di qua. Di qua. Stavo per sbagliare il salto. Ma io qua non posso saltare diretto, non credo. Ci vuole veramente. Hai visto From che ci vuole a fare con due comandi di merda un parkour? C'è un epigrafe sulla base. Mi chiamo Ifrit. Ah, proprio a cazzi i nomi. Gli incauti che mi detesteranno. No? Mi desteranno pagheranno con le fiamme dell'inferno. Armi nuove dei Gauntlet. Ifrit, un guanto infuocato che aumenta i poteri del suo possessore. Oh. Ok, non devo avere pure qua. Però posso caricare un attacco? Lo fa sempre? Non lo fa sempre caricato. In volo. Sono questi. Giapponesi, Kyle. Premi L2. C'è la mappa. Dici per il Devil Trigesi, tanto poi lo spippolo. Dove cazzo è? Fammi andare a vedere, infatti. Però è di qua. Ah, perché non ho sbloccato ancora un cazzo. Però c'ho anche la spada addosso. È molto figo se ci abbiamo sempre tutte le armi equipaggiate, tra virgolettoni. Cioè, almeno esteticamente. Fatemi provare le nuove armi. Oh my one moshinderu. Nani. No. Acci tua. Ma ce l'ho il... Non ce l'ho con questo, si mena soltanto. Ah, però può caricare tutti gli attacchi, può caricare. Posso... No, peccato. Ah, era PlayStation 2 effettivamente. Aspetta, magari è con le levette. No. Con il tasto destro. Con le cose destre. L2 che cosa fa? Fai la presa per il culo. R1. Magari tenendo premuto R1? No. L1 è il Devil Trigger. Ah, è proprio anima. Oh, che bello che c'ha le varie forme. Figata che c'ha gli artiglietti in realtà. A parte i flash che mi stanno a far venire gli attacchi. Bellissimo. Devo trovare un modo per abbassarti. Oh. Questi posso usarli? Sono tipo sorta... No. E invece sì. Ah, l'hai preso. Stai calmo. Ehi, che è sto bordello? Certo, sta spada contro te, sta arma è un po' inutile.
Ma dettagli. Ah cazzo, ho schivato troppo presto. Guarda che per adesso in cielo non è che c'ho tanto movimento. Cioè cado per terra come una merda. Aspetta. Usiamo questa per la cura. No! Volevo cambiare arma. Volevo cambiare arma. Devo sfruttare quella roba lì. No. E anche così. Ah, ma infatti mi sa che la cambio, perché questi per adesso, cioè contro di lui so proprio no. Non c'ho troppo poca gittata, mettiamola così. Mettiamola Alastor. Dovrei averla equipaggiata? Ora l'ho equipaggiata. Donna di Cristo. No, becca, merda. Ah, ma perché scendi? No. Ah. Ma vaffanculo. Aia. Vieni qua, pollo di merda. Dio madonna, spero che si sviluppi però il combattimento aereo, perché questo è stronzo, perché lui sta costantemente in alto che si allontana e tu in volo l'unica cosa che c'hai è questa. Allora sto per arma dell'uno finché non arriva lei. Acci suoi. I pugni sono forti, però, Dio, Dio madonna. Tanto, fammi vedere. Nelle opzioni non c'è sottotitoli, controller, mira, spara. Non è vero, sta mentendo il gioco. Ah, spada, sono stronzo io. Seleziona la story Ifrit. No, aspetta. Muovi giocatore, muovi cursore. Sta mentendo, ragazzi. Premendo R3. Ah. Ma scusate, ma allora però una cosa. Perché mettermi il taunt sia sulla levetta? Ah, perché ce n'è diverse. E però anche su R2. È inutile. Ma niente. Ah, aspetta, perché magari ho bisogno di questi. Oh my one more scenderu. Ah, era per un segreto. Va bene. Meglio così. Quindi adesso entra in gioco la dinamica dei colori con cui puoi spaccare tutto. Va bene. I segreti fatti bene. Più che altro belli intuitivi. No. Forse... No. No, vabbè, con questi ci devo semplicemente accendere la roba. Ci devo accendere il fuocherello qua per entrare là dentro. I cazzotti risolvono un sacco di situazioni, ragazzi, ricordatelo.
Ecco qua, la foresta dei pugnali volanti di botto. Non mi fido manco per il cazzo, non mi fido. Sugli alberi, tipo Super Mario? Stanno i droppini? No. Peccato. Qua sopra c'è un segreto. E va bene. Sopra qua? Aspetta che forse lì... No, non ci si può andare. I gauntlet sempre. Oddio, madonna. C'è qualcuno dietro di strano. Che bello! Figata! È venuto per la prima volta, signor Scotto. Cioè, ma questo gioco è una copia di God of War uscito su PS2, ma l'ha fatto la Sony? No, è un gioco. È stato uno dei primi, se non il primo, credo, mi sa, di hack and slash, me coglioni. È stata una mega rivoluzione che ha ispirato un sacco di robe, tra cui God of War. Gna gna. No. Oni. Dammi Gauntlet, Dio Madonna. Vieni qua. Già è morto. Ma non credo. È morto. Comunque mi è venuto per la prima volta. Bello. Gna. Minchia, i Gauntlet però sono fighi, eh. No. Guarda che... Oh, però una volta che li impari a utilizzare c'hanno una bella mobility. Becca. Brutta merda. Ah, beh, ma sono tanti, pensavo fosse uno stronzo. Buongiorno. C'è uno di quelli con le lame. Mi sa, anzi, con le pistole. Dietro ci stanno dei soldi. Allora, fammi vedere in modalità inferno. Madonna. Madonna. Arca. Sei vivo? Ora no. Però vedi, quando sai sta cosa che puoi switcharla così rapidamente, puoi farci delle robe molto fighe. Bello. La nostra cara Cap God. Domanda, ma quindi gli scudi sono una cosa... Sì, no, perché non c'è la roba. Sono delle robe da fare più avanti? Perché se no io mi ci butto 5 minuti. Sono quelle solite cose che... Yeah, subito che caga la Waller, vi ho appena ammazzato. Buonasera, Lit, come stai, bella? Vieni qua. Minchia, che cazzo di range c'ha l'attacco in basso dei Gauntlet? Io tutto bene, Lilith. Cos'è? Ah, cazzo, siete rispawnati pure voi. Oh, mannaggia. Questo è più grosso. Ah, mi sono fatto colpire. Finiti? Finiti. Se è più grosso devi solo menarlo più forte. Cazzo quanti so. Ho missato. Madonna, tanto c'hanno le armature, che bello che devi rompergliele.
Aspetta che c'è uno che sta... Dio madonna raga, ma voi... l'infarto. Guarda sopra che non ci stanno più i corgiotti, Dio Cristo. Stavo semplicemente combattendo. Annuncio time da parte del nostro caro Rufus. E rieccoci. Una volta. Quella hai sparato a testa. Notte la renderizzo e la riunisco in due. Che palle. Che palle. Stavo facendo pure qualcosa di figo. Ah, grazie Star. Che due coglioni quando succede così. È morto. Ma perché è morto tutto Star? Sta tipo tornando piano piano tutto on. È qualcosa... Non lo so neanche io che cazzo è successo onestamente. E ha infartato totalmente tutto l'account Twitch. Io non so se magari è successo qualcosa a Twitch che non me ne sono accorto. Ah, datemi un attimo che finiamo sta cosa. Magari la faccio partire a mano. Vediamo se si può, anzi. Ma voi volete finire? Quanti cazzo siete? Ah. Ecco, ecco la Kyle che mi ha disconnesso dal... mi ha disconnesso OBS da Twitch perché non riuscivo a fare l'autentificazione, a caso. Tu vuoi stirare le zampe, Dio Madonna? No. Ma tu sei stronzo. Ah. Allora. Fortunatamente è partita da sola. Ma non è Dead Space, Dio Madonna. Ma perché c'è scritto Dead Space? È Devil May Cry quel link, ragazzi. È spawnata altra gente. Ce n'è un ultimo. Era troppo bella live, ha rosicato, davvero. Io non so neanche quanti siete, ve lo dico perché non... quel corgiotti non si... Corgiotti non si fixerà mai. Ma posso cambiare a mezz'aria, no? Stasera va così, sì, sì. 12, grazie, belli. Oh, droppini. Io tutto questo ero tornato indietro per vedere se potevo aprire qualcosa, ma non credo. Magari, Victor. Si finisce la missione e poi ci abbandoniamo, Lilith. No, devo andare di qua e basta. Vabbè, ho capito, madonna, aspettate. Intanto provo anche un attimo velocemente a... Sì, l'audio si stacca sempre, tranquilli. Madonna. Ma tanto vero, non ci stanno neanche sotto i signorini. Non appaiono sotto neanche le donazioni. Ora, ok, ho fixato tutto al volo, ragazzi. Ma porca puttana. Allora, voi bella, perché già vi offre la madonna quanti siete. Andiamo, andiamo. Quegli scudi palesemente saranno per più... di qua? Qualcosa? No, peccato. Oh, cazzo. Cambiamo arma. Salve, Salvino, sono Topo Gigio. Meno male che me ne avete fatto accorgere voi, perché se no io ero continuato dritto, E noi ero continuato dritto, ragazzuoli, quindi grazie. No. Sono comunque marionette queste, va bene. Quello del fuoco. Me ne accorgevo a fine combat e bestemmiavo forte. State belli raggruppati. Madonna.
Ma stai a cu... Oh! No, ci sono schivato proprio dentro. Naha! Ok. Dovrebbe essere finito in niente, invece. Maledetti. Ah, parate pure. Dai, para. Para questo. Para, para. Brutta merda. Passiamo ai gauntlet. Oh. Alla nostra Lilith. Ah, ma ripeto, il fatto è che non è che è crashata la connessione, Kyle. Non è crashata, perché infatti io vi scrivevo in chat appena me ne sono accorto, l'ho scritto in chat. È che ogni tanto non ho capito perché Twitch mi disconnette da OBS. È come se non trovasse il token per autentificarmi la live. E giustamente dice no, non puoi andare in live. Questa non si può rompere. Ma serio? Ah, perché queste vanno fatte con la spada. Eh sì, perché sei disconnesso. Se la demoniaca, che non so se utilizzerò mai, perché comunque lo rifai molto rapidamente. A meno che non vuoi fare delle cisate o qualcosa. E vai. Quanto? Ed è spawnata anche altra gente? Addirittura. Potessi cambiarlo velocemente, potrei fare anche qualche cosa interessante di combo. Però magari quello sarà nei prossimi di Devil May Cry. Aia, 200 sfere rosse. Dio madonghi. Ecco perché ce n'erano così tanti. Serve a questo. Finito? Domani è mercoledì, sì. Abbiamo fatto... Entriamo giusto a leggerci i codex, tra virgolettoni, e poi andiamo a dormire. Domani è giovedì. Tecnicamente hai ragione, Kyle. Tecnicamente hai ragione. Però questo quanto mi viene voglia di rigiocarmele... per farle ad esse tutte quante, Dio Cristo. Tane benedetti che benedetti. È la vita. La vita va così. È mercoledì da mezz'ora. Canyon di nebbia. Esci vivo dal labirinto del canyon. La madonna. Stai calmo. Sì, non devi perculare. File. Nemico. Allora, normalmente l'abbiamo letto. Bloody Mary. Sono spiriti demonici di bassa levatura che assumono le sembianze di pupazzi per poter resistere in realtà fisica. I loro abilitanti con sangue umano aumentano i loro poteri diabolici. Talvolta eseguono attacchi con le pistole. Questi li abbiamo già letti in realtà. Sì, sono la stessa di questa. Fanno parte della schiera di spiriti demonici di bassa levatura che possono esistere solamente assumendo le sembianze di oggetti. Questi malvagi demoni hanno scelto di prendere la forma di letali cesoie. Questi malvagi spiriti vivono in funzione delle maschere che indossano. Senza le maschere morirebbero. I romantelli sono pure illusioni create dagli spiriti maligni. E gli attacchi fisici sono privi di effetto e facilmente contenibili. Quando si avvicinano le cesoie c'è un breve momento in cui sono indifesi. E tu potrai approfittarne per attaccarli e danneggiarli gravemente. Per difendersi dai tuoi attacchi utilizzeranno le cesoie. Se riuscirai a togliere loro le cesoie saranno completamente indifesi. Questa è un'occasione che devi prendere al volo. Spara. Ah, ok, quando fanno così spari e se stannano. Bellissima come cosa. Tra l'altro, man mano che tu li uccidi, mi sa, ti danno le varie linee. Ci ho fatto caso, in basso a destra, ne ammazziamo altri due e mi daranno altre info, che sono queste qua in basso che non c'è scritto niente. Invece questo è Sir Sin... come si chiama? Oddio, peccato della falce, chiamiamolo così. Questi spiriti maligni vengono in funzione delle maschere, mantelli... No, sono solo delle variant.
L'attacco roteante con la falce è un'espressione dell'odio e della rabbia dei Sin Scythe. Dead Sister, l'abbiamo letto. Uccidendolo mi ha dato qualche altra info? No. Shadow. Dei malefici. Sortileggi ricoprono il suo corpo e qualsiasi attacco con la spada risulta inefficace. Vedete che ce l'avevo intuito e ci aveva senso. È uno spirito maligno che prende forma dalla sua stessa ombra, ma può assumere altre sembianze copiando i sortileggi del suo corpo. Sotto forma di ombra può deviare tutti gli attacchi con la spada grazie alla sua esperienza nei combattimenti con i cavalieri di un tempo. Le armi da fuoco però hanno effetto. E lascia poteri magici istantanei che gli consentono di deviare certi attacchi e allo stesso tempo attaccare il nemico. È molto difficile schivare un attacco di questo genere. Se continui a danneggiarlo raggiungerai un punto in cui non riuscirà più a deviare gli attacchi, rivelando la sua vera forma. A questo punto è più vulnerabile. Il suo attacco roteante è molto preciso, fai attenzione a quando salta. Vabbè, Belzebub. Questo spirito maligno viene nel corpo di una mosca, c'è da aspettarsi sembianze e movimenti molto fastidiosi. I rigugiti di Belzebub blu sembrano vermi, ma in realtà sono una forma di potere maligno che, venendo a contatto con le tue armi da fuoco, impedisce loro di sparare. Figata! Infatti ho detto, scusa, ma questi sono degli stronzi, basta che faccio bam 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 in giro, invece no, te le inceppano. In questo caso ti conviene passare alla spada, dimmi un po' te. Gli enormi Belzebub verdi sono una riserva di potere maligno per i Belzebub blu che volano, sembrano più forti perché sono più corpulenti. I Belzebub verdi si cibano di morti, ne assorbono i poteri maligni e diventano ancora più forti. Appena assorbiti i nuovi poteri, hanno una maggiore agilità e sono quindi più pericolosi. Quando cadono sulla schiena sono più vulnerabili, esegui un attacco aereo ma stai attento al veleno che zampillerai dai loro corpi. Quanto arcade comunque. Uno dei servi dell'imperatore del male. Il suo corpo protetto dall'esoscheletro scorre lava rovente, la sua corazza è solida e lo protegge anche dagli attacchi magici. Utilizza la bocca per sprigionare i suoi poteri magici ed è proprio questa cavità l'unico suo punto debole. La sua coda è un'arma infernale che rilascia un pungiglione con estrema rapidità, mantiene le distanze per evitare di essere colpito. Può resuscitare i morti infilando la testa nel terreno. I morti si risvegliano in forma di colonne infuocate e colpiscono dei punti in cui il terreno si illumina. Corri e salta per schivare questo attacco. Bello come in realtà c'è scritto tutto. Mundus. Grazie, Star, che mi fai... Crashata la live? Addio, madonna, pensavo fosse di crashare. Sì, purtroppo Hemlock era crashata malissimo la live. Però questi sono proprio how to. Cioè, sono proprio quei tutorial molto vecchio stile che ti dicono, guarda, c'è questo, fai questo. I malefici poteri Phantom sono capricati e rilasciati dalla sua bocca. Le capriole sono un ottimo sistema per schivare questo attacco. Quando è furibondo, lancia palle di fuoco da dietro, come un'eruzione vulcanica. Concentrati e schivi in questo attacco. La parte superiore del corpo è uno dei suoi punti deboli. Se vuoi dimostrare di essere un vero cacciatore di fantasmi, avvicinati al nemico e attaccalo dall'alto. Ma perché cacciatore di fantasmi? Perché nel primo era ancora... cioè, c'era ancora quella cosa dei fantasmi invece dei demoni? O è una traduzione fatta col culo? Sì, esatto, perché questi sono appunti che prende lui ogni volta che ne uccide un top, che magari scopre roba nuova, è molto molto figo. Cioè, eri tipo svenuto da una parte. È una maltraduzione, ok. Ah, beh, perché come minimo sarà tipo spiriti maligni e loro l'avranno tradotto in quel modo. Però infatti è il cacciatore di demoni, sono curioso di questo. Del cavaliere dell'armatura nera si sa solamente che possiede le stesse abilità di combattimento di Dante, ma tutto il resto è volto nel mistero. Prima di scatenare la sua energia generata dal cumulo di quella circostante, emette un fascio di luce. Prepara ad affrontare un attacco quando vedi questa luce. Impugnare una spada di tale lunghezza richiede una forza straordinaria, mentre la fa roteare minacciosamente, mantenere le distanze e aspettare il momento propizio per l'attacco è forse la soluzione migliore. Se fai ruotare la tua spada segnando il suo ritmo... Se fai ruotare la tua spada segnando il suo ritmo, sarai in grado di bloccare i suoi attacchi e creare la possibilità di un crotato. Oh. Cioè, se io attacco mentre lui attacca, madonna, posso counterarlo. Nello angelo utilizza un metodo di teletrasporto istantaneo che rende difficile capire dove può apparire. Non ti resta che concentrarti per capire dove sbucherà. È praticamente impossibile sfuggire al potente attacco che sfera dopo aver assunto la posizione di in guardia. Inutile tentare un combattimento corpo a corpo. Usa la tua agilità per schivare il suo attacco. Va bene. Blade.
Sono soldati creati dall'imperatore del male per governare il mondo degli umani. I loro corpi ospite sono dei rettili, quindi hanno tutte le caratteristiche delle lucertole. Le maschere che indossano possono parare bene gli attacchi delle pallottole. Devi riuscire a distruggere la maschera molto velocemente, o se no cercare di attaccare da altre angolazioni. Possono pressurizzare il proprio sangue, raccoglierlo negli artigli e spararlo come missili. Quando vedi che si apprestano a sparare, cerca di schivare in tutti i modi. Grazie alla loro eccezionale agilità, i Blade possono ricomporsi anche quando vengono lanciati in aria. Cerca di abbatterli con mosse monotone e non sortire alcun effetto. Cercare, sono un incoglionito. Riusciamo a finire ste cazzo di cose? Ne mancano tre. Per rispondere ad Emlock, non so dove cazzo siamo arrivati. Spero che almeno abbiamo finito. Sì, comunque Helldivers 2 si porta, perché il primo l'ho devastato. Ci ho giocato tantissimo. E per giocare in terza persona mi piace un botto. Non vedo l'ora. Finiamo sti tre stronzi. Sta live, ragazzi, perdonatemi, è iniziata bellissima. È finita una merda. Griffon, un altro servo dell'imperatore del male. Questo gigantesco mostro pennuto utilizza vento e saette come armi. Puoi schivare i suoi attacchi con le saette saltando. Fai attenzione a prepararsi all'attacco. Griffon sbatte le ali e prende le distanze. Ah, l'attacco elettrostatico è molto preciso, ma questo può tornare a tuo vantaggio. Quando cerchi di schivarlo, rimane sospeso in aria. O sferrare attacchi aerei sembra una soluzione ideale in questa situazione. Pollo grifone. Grazie per chi è rimasto, ragazzi. Anche quando Griffon è lontano può partire alla carica velocissima e prenderti a beccate infliggendoti gravi danni. Proprio come un raid aereo lancerà tantissime sfere di energia durante la sua trasvolata. Cerca di anticipare dove cadranno per poterlo scansare. L'attacco fisico di Griffon si basa sulla sua abilità nel controllare la forza del vento ed è molto pericoloso. Stai attento soprattutto quando vola alto e non si fa vedere. Bella come roba. Un pollo. Tanto io, sapete adesso che cazzo comincerò a fare? Comincerò, perché io adesso ho attaccato il telefono letteralmente in tethering, cioè inteso con il cavetto attaccato che fa da router, che sta reggendo la live a full frame rate. Io adesso lo terrò sempre attaccato, così se ci stanno degli sbalzi passa direttamente e non abbiamo sti problemi. Sargasso si nasconde tra le sponde del mare e gli inferi stanno in attesa di passanti per assimilarli. Gli spiriti delle vittime sono destinati a vagare nel mare infinito degli inferi. Si muovono molto veloce e si cibano delle forme di vita che passano loro vicino. La loro vera natura viene fuori solo quando attaccano. Ma questo si chiama fetish. Questi spiriti maligni somigliano molto alle marionette, ma i loro malefici potere sono ancora più grandi. Sembra che siano stati creati da un'entità demoniaca. Attaccano con strane armi coperte di fiamme che sono utilizzate come yo-yo. Pensavo fossimo crashati. Se scampi il primo attacco, fai attenzione al secondo. Per mobilizzare i nemici che sono nelle vicinanze, emanano degli striduli urli di guerra. Quando una vittima è immobilizzata e urla, altri fetici accorreranno per attaccarla senza pietà. È difficile schivare le fiamme che lanciano dalle loro bocche. Dato che sono molto più intelligenti delle marionette, eseguire degli attacchi monotoni li farà imbestialire, aumenterà le scariche di fuoco. Sei una sega di merda. Ti puniscono. Allora, andiamocene di qua. Mi dispiace, ragazzi, per questo finale un po' burrascoso. Perdonatemi. Purtroppo deve capitare una volta ogni tot. È capitata. Fammi vedere quanti danni abbiamo combinato. Perché questa è stata spezzata in tre sicuro. Sicuro. Guarda che merda fumante questa roba. Che bello di questo. Però lasciamo perdere mo sto sfrantumamento di cazzi che è appena successo. Bello. Porca troia. Mi ispirava quel poco che ho visto di Devil May Cry 1. E Dio Cristo. Dio Cristo quanto mi piace. Qua si vede che il gameplay in realtà è semplice un cazzo, eh. Inizia semplice con le pistoline, l'attacco, ma poi diventa molto figo, soprattutto quando capisci che puoi switchare tra le armi, il fare i follow up, l'alzarli, fare lo stinger, che ne so, i gauntlet c'hanno l'attacco in volo che prende molto, non va dritto giù ma va in obliquo. Cioè, questa era una roba che per l'epoca me coglioni, eh. Poi lasciamo perdere anche la sua vena estremamente da tipo vecchio Resident Evil ed è estremamente arcade.
Cioè, il nemico fa quella cosa, tu rispondi in quel modo, c'hai l'identikit, tutti danno le carte per affrontarli e poi tocca a te, non è il chissà che cazzo fa, no no, tu c'hai l'identikit ed è bellissimo. Lo so che succede Elda, ma quando succede mi dà fastidio tantissimo. Quella è la mia parte Sabaku. È proprio una cosa che mi dà l'urto quando si interrompe così. Alla fine sei incappato nelle maledizioni della Lorena e dell'Alsazia. Vedi, se non l'avevo fatte, non eravamo ricasciati. Parte sì. Sta cosa, cioè, uno non ci pensa. Questo è 2001, Boh, non so, magari mi andrò a giocare pure l'Old One. Cioè, proprio il vecchio. Però sotto le mani sembra molto figo. Sembra molto molto figo. Anche perché poi immagino che semplicemente le HD Collection è che abbiano cambiato i comandi e compagnia. Hanno semplicemente upscalato le texture, perché è palese che siano dei sorta di emulatori su cui fanno girare i giochi, Ma dico, sicuro, sicuro, sicuro. Ma si vede tantissimo, soprattutto da un paio di glitch grafici, che sono proprio quei glitch che accadono quando tu emuli i giochi e upscali le texture. Anche se dei bei, non dico remake, ma delle remaster. Ma in realtà, visti gli anni, pure un bel remake sarebbe una figata assurda. Allora, solo ho provato la grafica e ho messo il bestiario. Intanto ho visto che nel 3 hanno detto che ci saranno molti problemi a livello grafico, di glitch e compagnia, quindi vedremo. Io sono al limite, buonanotte Victor, grazie per essere stato con noi, bello, dormi bene. Abbiamo sforato di mezz'ora, non per ragioni di gameplay. Ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia, spero che questo primo episodio con un finale un po' col botto vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani sera con Dead Space 3. Che credo che comunque durerà altre 2-3 live, e quindi poi ce ne andremo su Dragon Age Inquisition. E niente, ricordate sempre, Corgi Gang fa ben ben, bellissimi. Buonanotte, ci vediamo domani sera. Il commento sotto il video di Baldur's Gate, spedisci, dopo lo vado a spippolare, anzi me lo vado a spippolare proprio adesso che stacco la live. Fammi vedere chi siamo, vedo un Kyle, vedo un Victor. Fammi vedere, vedo Camperina, zitta zitta, quatta quatta. Vedo Elda, Frosty, Postino, Panzi, Lilith. Vedo Samuele, vedo Axel, grazie sempre a tutti quanti. Bellissimi, buonanotte, ricordate sempre con Gigang, va bene. What else should I be? Please don't take off.